Benvenuti cari telespettatori di pomeriggio a un altro dei nostri incontri qui nei nostri studi. Ho con me due donne che hanno dato vita a un festival incredibile di cui sentiremo ancora molto parlare. Oggi è la sua prima edizione quest'anno, ma ne verranno tante altre. DDUC è il nome del festival che si terrà in uno spazio tutto nuovo, particolare, ce ne parleranno. Si chiama Publica Lab, questo spazio a Sant'Omero. Loro che sono qui accanto a me sono la Luna Vivenzi, buon buon pomeriggio, pomeriggio. e Erika Angelini. Buon Buonasera Barbara, pomeriggio. buonasera a tutti. Allora, Erika è la presidente dell'associazione Nike che ha organizzato, diciamo, il festival DDUC insieme alla sua direttrice artistica, la Lula. Benvenute, benvenute con noi. Grazie, grazie mille. mille. Siamo felicissime di stare qua. Sì. Bene, bene, noi siamo molto contenti di dare spazio a questo evento importante, un evento che mette insieme tante cose. Adesso proveremo a spiegare bene qual è il percorso di questo festival, il messaggio che vuole lanciare. Partiamo proprio dal nome di questo festival, DDUC, la Lula, come mai nasce questo nome? Allora, did you see significa in inglese hai visto, cioè è una frase che usualmente usiamo, no? Hai visto ieri il telegiornale che hanno ammazzato una donna? Hai visto che il calciatore ha messo tanti gol? Cioè lo usiamo per tutto, hai visto anche per criticare. Però in questo caso l'idea è usarlo per aprire gli occhi e guardare veramente in profondità sulle tematiche e le problematiche attuali per creare un pensiero critico e anche propositivo per creare un cambiamento nella società. Cioè, è più o meno questo è l'intento del festival. Cioè, Tra l'altro, quest'anno l'intento ha proprio un focus particolare perché il sottotitolo, diciamo, è Le voci delle donne. Quindi è un taglio tutto al femminile che, tra l'altro, diciamo, viene sposato proprio in pieno dagli obiettivi dell'associazione Nike, Erika. Esattamente, Barbara. La nostra associazione, che si è costituita da pochissimo, di recente, il 24 agosto 2023, nasce proprio con determinate finalità e soprattutto trattare delle problematiche sociali. Il nostro focus è la violenza di genere, sia in ambito scolastico, ma soprattutto nei confronti della cittadinanza e della comunità e soprattutto con un obiettivo di sensibilizzazione. E abbiamo una particolare attenzione alla violenza contro le donne. Quando Che è la un Lula. tema, ahimè, Sì. particolarmente così sulla cresta dell'onda. Purtroppo sì, anche se poi la violenza sulle donne, purtroppo, lo ribadisco, non è soltanto fisico, non è soltanto fisica, ma spesso subiamo violenza psicologica, che è quella più subdola, perché a volte è difficile riconoscerla, soprattutto quando viene praticata da un proprio compagno, dal proprio marito, che è la persona della quale bisognerebbe fidarsi maggiormente e dalla quale non ci si aspetterebbe mai che possa far del male. In realtà è esattamente il contrario, e da lì poi potrebbe subentrare molto spesso, come succede, la violenza economica. Quando la Lula ci ha proposto questa idea, questo progetto, l'abbiamo sposata subito e devo dire che i nostri soci hanno preso di buon grado, insomma, l'iniziativa e ci siamo messi subito all'opera. Quindi portando. Un'organizzazione tra l'altro piuttosto complessa Sì. perché poi vedremo, sono tantissime le attività che si Sì. faranno, ricordiamo le date dal 12 al 27 aprile nei weekend, quindi Sì, venerdì, esatto. sabato e domenica, Esatto. nel mese di aprile, diciamo dal 12 fino alla fine di aprile. Non prendete impegni se non quelli di andare al Publica Lab di Esatto. Sant'Omero, perché
per seguire tutti gli appuntamenti. Sono tanti, molto interessanti e spaziano dalla mostra di cui ci parlerà adesso subito la Lula, che è una mostra che proprio percorre il festival dall'inizio alla fine, che inizia con il vernissage di apertura per poi percorrere i tanti giorni che portano fino alla chiusura del festival il 27 di aprile, e una mostra multidisciplinare, la cultura contemporanea a servizio anche del sociale, no? Certo di sì, guarda, proprio questa mostra è con cui è nato il festival, in si realtà. Si chiama You Look So Fine, You Look So Fine ed Espressioni del Corpo. Esatto, questo nome l'ho messo Margarete Sgarra, che è la curatrice, che ha aderito a noi nel progetto, ma il festival è nato grazie a questa mostra, perché io, essendo artista, volevo portare un qualcosa al femminile, ma dopo, per attivare veramente questo messaggio che noi artiste vogliamo veicolare attraverso le nostre opere, ho voluto mettere tanti eventi in contemporanea e darle valore non solo al lavoro culturale delle artiste, sennò a delle professioniste, delle musiciste, anche delle performer, e così creare questo tessuto di donne per raccontare le nostre esperienze e dare molto più valore a quello che stiamo facendo come artiste. Quindi una mostra che avrà il suo vernissage venerdì 12 alle 18 su invito, quindi ci sarà un'apertura così dedicata. La curatrice, abbiamo detto, è Margaret Sgarra, torinese, che ha curato appunto i vari aspetti, ma tu sei la direttrice artistica della mostra. Allora, io sono la direttrice artistica del festival, ma lei curerà la mostra, in cui io farò parte come artista, ma ci sono tante altre artiste. Per esempio c'è Cristina Savas, che viene dalla Spagna, che ci presenterà un video meraviglioso che parla proprio sulla violenza di genere. Ci sarà Aliteia, che è dal Veneto, che anche lei racconterà attraverso le sue opere, diciamo, le storie passate con il marito. Cioè, tutte abbiamo un po' questo alle spalle, un vissuto sulla violenza. Ci sarà Selene Perini, che è una pittrice fantastica, giovanissima, lei di Macerata. Ci sarà il collettivo Casirau, che è di San Benedetto, sono due sorelle che lavorano con la fotografia, fanno fotografie sui corpi non conformi, e ci sarà pure Paola Calcatelli, pure lei da Torino, che fa queste opere in ghiaccio, ma ovviamente per portarla a Torino qua ci presenterà delle fotografie. Allora, sarà molto ricca anche Daniela Das Moretti. Ah, Daniela Das Moretti, grazie, sì, lei viene da Roma e lei è una scultrice, lavora con la ceramica. È una persona meravigliosa, sì, siamo un bel gruppo. Un bel gruppo di donne, sì. Un gruppo di donne che darà vita quindi a questa mostra collettiva che è proprio parla delle donne e dell'importanza di superare probabilmente, no, quello che è in questo momento un modello vessato, forse, quello della donna. Esatto, cioè si chiama narrazione sul corpo, perché tutte noi portiamo questo concetto sul corpo, che può essere in maniera politica o può essere sulla forma proprio fisica di come ci vediamo, come dovremmo essere vissute, oppure sulle ferite che ci abbiamo portato, diciamo, nella nostra vita, perché parlando con tutte le donne sempre esce una situazione di violenza, piccola o grossa che sia, tutte noi abbiamo una ferita, allora vogliamo esporre questo. Ecco, un corpo quindi ingombrante, diciamo, un corpo ingombrante che a volte prende il sopravvento anche rispetto, no, ai temi più importanti che stanno sotto, cioè c'è sempre questo corpo che viene bistrattato o deriso o usato, abusato. Però c'è anche questo corpo che guarisce, che prende le sue ali, che riesce a essere forte, a autodeterminarsi. Cioè, abbiamo subito diverse cose, diverse violenze come donne, ma allo stesso momento, quando ci uniamo, quando crediamo in noi stesse, quando non lasciamo che nessuno ci metta i piedi sopra,
possiamo andare avanti. Quindi un messaggio esatto, e questo è il messaggio alla fine, no? Abbiamo subito tutte delle difficoltà, ma dobbiamo unirci e andare avanti con volontà, autodeterminazione e soprattutto, e coraggio. Esatto. Erika, questo messaggio proprio di speranza, di unione, di forza, prende, diciamo così, corpo proprio man mano nel passare dei giorni del festival, tanti gli appuntamenti e tanti talk e tante le esperienze, gli eventi che vengono vissute lì, lo ricordiamo, al Publica Lab, questo spazio speciale che in quei giorni si trasformerà veramente in un crogiolo di contenuti fatti apposta per dare voce alle donne, ma ai problemi, ma anche alle speranze, anche alle opportunità. Io leggo proprio di un talk che ci sarà il giorno in cui questo festival apre al pubblico, sabato 13 aprile, segnatevelo, ore 16. Apre il festival al grande pubblico e apre proprio con un talk che ti vede protagonista, sì, insieme ad Amélie de Francia. Sì. E di che parla? Allora, con Amélie noi andremo ad occuparci un po' della genesi normativa della tutela della donna. Anche se poi all'interno, diciamo, di questo talk, che potrebbe essere soltanto normativo o legislativo, in realtà non lo sarà, perché andremo a toccare anche le esperienze concrete di alcune donne anche della nostra zona, del nostro territorio, che sono state coinvolte negli anni '80 in una lotta per affermare il proprio lavoro, la propria posizione lavorativa. Questo permette di mandare un messaggio molto concreto, nel senso che il veicolo nostro maggiore è quello di cercare di far capire a tutte le donne che la prima speranza che possono crearsi in maniera autonoma è quella del lavoro. Molto spesso colgo anche l'occasione, no, per dare anche un'informazione in più e magari per rivolgermi a tutte quelle donne che a volte hanno paura di denunciare la propria condizione familiare, domestica, ma anche lavorativa, perché poi hanno paura di rimanere da sole, e soprattutto questo vale per quelle donne che non hanno una retribuzione o non hanno un lavoro purtroppo sicuro, o addirittura non l'hanno per nulla, quindi anche casalinghe che si ritrovano ad essere ingabbiate in una condizione dalla quale non riescono ad uscire. Parlare del lavoro per le donne è molto importante, perché dà quella speranza in più e quel coraggio in più per poter dire basta ad una determinata situazione. Il nostro messaggio è proprio questo: partire proprio dal lavoro. Avere un'indipendenza economica significa avere la libertà di scelta, di scegliere come vivere e soprattutto scegliere con chi vivere, anche da sole, perché poi non si ha paura di affrontare quello che può essere un percorso di separazione giudiziale, piuttosto che una vita magari accudendo semplicemente i figli, e allontanarsi da quella situazione domestica che purtroppo spesso finisce, come sappiamo, in situazioni poco piacevoli. E proprio questo talk cerchiamo di impostarlo proprio su questo messaggio, cioè l'indipendenza della donna, l'autonomia della donna, da un punto di vista imprenditoriale, come libera professionista, ma semplicemente come una donna in grado di avere quella autonomia economica data dal lavoro. E non è da sottovalutare, perché a volte la tutela inizia proprio da lì e poi si innesca un ulteriore passaggio. Però ecco, io voglio rivolgermi a tutte le donne di non aver paura, avere coraggio di denunciare tutte quelle situazioni che possono creare un pericolo per se stesse, ma soprattutto anche per i figli, laddove ci sono i minori che purtroppo sono anche vittime secondarie rispetto ad una situazione primaria, e a volte invece subiscono in prima persona le violenze e le ripercussioni. Quindi questo è un messaggio proprio di incoraggiamento che vogliamo mandare a tutte queste donne. Ecco, importantissimo assolutamente, sì. L'autonomia, sì, economica, appunto, come dicevi, è libertà di scelta, è fondamentale. Quindi, per essere libere, assolutamente, ecco, questo è in tempi, tra l'altro, Bisogna fare uno sforzo in più, lo dico sempre, bisogna capire che
diciamo, riuscire ad avere anche un lavoro, magari non è quello dei sogni, magari no, non è, però riuscire... È un primo passo. Esatto. Sì, non avere paura, soprattutto a parlare, perché per esempio io che sono stata vittima di violenza prima di arrivare in Italia, tu ti senti da sola e non c'è la comunità che ti sostiene. Invece le cose sono cambiate, secondo me 10 anni fa magari io non trovavo aiuto, adesso stanno nascendo più situazioni che sono veramente pochissime, perché le donne ci stiamo svegliando, stiamo capendo che non è più normale certe cose che accadono dentro casa. Infatti le statistiche delle chiamate al 1522 sono salite in maniera esponenziale, ma questa è una cosa positiva, nel senso che stiamo capendo che non è più normale e che dobbiamo chiedere non aiuto. Non si subisce in silenzio. Esatto, basta stare zitte. Per quello la voce delle donne. Mo ci prendiamo il palco e parliamo e chiediamo a tutti di ascoltarci. Tra l'altro la Lula prenderà il palco anche qui, mi inserisco nel corso degli eventi, ne diciamo qualcuno ma sono veramente tanti, il programma dove si può vedere il programma sul social, sì, sulle nostre, allora, pagine dell'associazione Instagram e Facebook, quindi associazione Niche, sì. Andate a vedere sia seguiteci su Facebook, seguite, mettete i like, andate a vedere, certo, tutta la programmazione che sarà su associazione Niche sia su DDC, quindi cercate entrambe queste cose, magari la nostra regia ci aiuterà in questo e metterà metterà un sottopancia su questa per questi indirizzi importanti. E domenica 21 il palco te lo prenderai, anche perché c'è un laboratorio teatrale che curi insieme a Maria Sole Fornarelli. Allora, diciamo che questa collaborazione bellissima con Maria Sole Fornarelli sarà che lei introdurrà diciamo ai partecipanti su il teatro, su, come si dice, le metodologie, giocherà con loro, ma dopo inserirò il mio progetto Free Female Power, che si chiama, cioè, traduce il potere femminile libero, in cui io uso delle maschere di cartone con delle immagini delle donne che hanno fatto la storia. Cioè, questo è molto interessante, perché dietro ogni maschera c'è il nome di questo personaggio, in cui tu vai a vedere sul telefonino, perché ormai abbiamo tutto un telefonino, e cerchi la biografia di questa persona. Sono donne che hanno fatto la storia, in la che storia. Senso? Cioè, allora, chi ti posso dire le conosciute, per esempio Coco Chanel, ecco. C'è Franca Viola, certo, per esempio, che ti racconta una storia importante, Vitaly Voltancini, la Voltancini, per citare alcune italiane, Letizia Battaglia, esatto. Cioè, però di tutto il mondo. Che hanno fatto la storia, ma non solo, hanno fatto la storia delle donne, anche quello. Che ci hanno aiutato a emanciparci, ed è bellissimo, perché tu vai a sentire le storie di loro e dicevo, cavolo, non me lo aspettavo. È rivolto il laboratorio teatrale a chi? A tutti. A tutte, tutti. Tutti e tutto. Benissimo, esatto. Tutte le età e tutti l'età. I generi, esatto. Grande apertura. Quindi no, perché questa è la cosa bellissima, quando tu meschi le generazioni e le personalità succedono delle cose meravigliose, cioè la cultura e questo spazio Pubblica Lab è proprio per quello. Sì, tra l'altro uno spazio di cui mi parlavi, uno spazio che ospita, ripetiamo, dal 12 al 27 aprile ospiterà questo festival di DDC, ma è uno spazio comunque molto in fermento, diciamo, perché è uno spazio che si apre proprio alla creatività, all'arte contemporanea, con un taglio sociale e di intervento sul territorio. Esatto, e grazie a Lattes Project, che c'è un'imprenditrice che ci ha aperto le porte di questo grande capannone, che ha sposato il nostro progetto, cioè lei e il suo padre, che si chiama Diana Mariani e Dario Mariani. E loro hanno una maniera di fare impresa diversa da tutti gli altri, dove veramente ci credono nelle persone, e hanno visto in questo progetto la possibilità non solo di aprire di aprirci alle arti, sino magari di creare un piccolo co-working anche per le formazioni, i ragazzi che escono da scuola, che non c'è niente da fare, magari creare corso di ceramica, corso di disegno, corso di fotografia, cioè riuscire a fare un qualcosa che crei un fermento, un spazio collettivo dentro il territorio della Val Vibrata. Molto molto bene.
Dunque, siamo arrivati alla, diciamo, alla conclusione di questa bellissima, bellissima chiacchierata per un festival di DUC che è alla sua prima edizione, ma è veramente già un festival con una struttura importante, perché è una struttura di contenuti che tra l'altro non abbiamo detto i tantissimi, tantissimi appuntamenti che ci sono, spaziano dalla musica al teatro, ai talk, c'è tantissima roba da vedere, da fare, da assaporare, proprio bisogna andare. Gli appuntamenti, diciamo, sono vedo più o meno sempre nel pomeriggio, tranne la domenica 14 che si parte dalla mattina, ma insomma nelle altre weekend si parte sempre più o meno nel pomeriggio. Comunque, ripeto, tutto il programma è consultabile sui social dell'associazione Niche e di DDUC, quindi andate e troverete tutto assolutamente. Io ringrazio tantissimo grazie di essere a te, Barbara, grazie a voi. No, grazie mille veramente. Di essere state con noi, sia Erika Angelini sia la Lula Vivenzi, due donne che hanno dato voce alle donne. Grazie. A DDUC. Grazie mille. Grazie cari telespettatori. Allora, mi raccomando, seguite questo evento, non lo perdete, e torniamo in studio.